Sulla sabbia del deserto, in una sperduta regione del sud del Perù, sono incisi i segni più impressionanti e più misteriosi del mondo. Chi li ha tracciati? Quando? In che modo? E perché? Tra il Pacifico e le Ande, su un'area di 520 km quadrati, sul più grande notes del mondo, sono state tracciate centinaia di linee perfettamente dritte, enormi disegni geometrici e giganteschi motivi di animali. Gran parte dei geoglifi sono disseminati sulla superficie della pampa nei pressi di Nazca, ai piedi delle montagne di un colore nero-violaceo. La brulla, arida mesa, abbacina senza sosta nella torrida calura di uno dei luoghi più asciutti della Terra. Negli ultimi 10.000 anni, su quel terreno giallo pallido, costituito da un misto di sabbia, argilla e calcite, è caduta pochissima pioggia. Se un uomo lo calpestasse oggi, le sue impronte resterebbero a testimoniarne il passaggio per molti anni. La superficie è spezzata qua e là da aguzzi frammenti di roccia rossiccia, divenuta nera per il lieve manto di polvere del deserto che la violenza dei venti trasporta incessantemente. Ad eccezione di qualche appunto lasciatoci dai cronisti spagnoli del XVI e XVII secolo, le linee di Nazca furono pressoché ignorate fino a una cinquantina di anni fa. La cultura di Nazca sorse in seguito al declino della cultura di Paracas verso il 200 d.C. e viene divisa in tre periodi, antico, tardo e terminale, che coincidono con i tipi di ceramica studiata dagli archeologi. Nei disegni che decorano le ceramiche, gli antichi abitanti di Nazca hanno raffigurato non solo se stessi, ma anche i loro feticci, le divinità, gli strumenti musicali, gli utensili per la casa e perfino le piante e gli animali di quell'epoca. Le ceramiche del periodo antico erano molto variopinte e presentavano una maggiore varietà di disegni a carattere naturalistico. Sono stati trovati diversi vasi con due colli uniti da una staffa, nonché piatti e tazze basse. Il periodo tardo, invece, è caratterizzato da disegni più stilizzati. In ogni caso bisogna osservare che tutte le decorazioni sono molto più stilizzate rispetto agli stili rigorosamente realistici della cultura dei Moche della costa, contemporanea a quella di Nazca. I disegni delle ceramiche del periodo terminale sono di qualità più scadente e mostrano un'influenza della cultura dei Huari dei Bassi Piani. Anche i meno esperti impararono presto a riconoscere lo stile tipico di Nazca, caratterizzato da colori vivaci e da disegni stilizzati dipinti direttamente sulla ceramica, senza essere stati precedentemente incisi. Il risultato ottenuto con questa tecnica è molto bello e di grande effetto. Strane linee allungate per chilometri nel deserto, incomprensibili figure geometriche che si direbbero tracciate dalle mani di giganti, immensi uccelli stilizzati e animali smisurati che si divertono a rincorrersi a perdita d'occhio tra la costa del Pacifico fino ai piedi delle Ande.
L'enigma è tanto più intricato in quanto, per vedere questi disegni nella loro completezza, è necessario essere a circa 500 metri dal suolo. Per questo motivo non sono mancati i sognatori che hanno voluto identificare gli autori in sconosciuti extraterrestri venuti a istruire i popoli precolombiani alcune migliaia di anni fa. In verità, nessun argomento plausibile è mai venuto ad appoggiare la tesi di questi pionieri, ferventi fautori di venusiani e di piccoli marziani. Se non vogliamo chiudere gli occhi sulla realtà presente, è difficile ammettere che intelligenze superiori abbiano saputo spostarsi alla velocità della luce in epoche immemorabili, oppure che le Pampas di Nazca, millenni addietro, siano servite da aeroporto a navi interplanetarie. Per sognare a Nazca non è affatto necessario ricorrere a tali chimere. Basta contemplare questo deserto peruviano per capire che l'incommensurabile e il fantastico vi si trovano affiancati, come in un romanzo di fantascienza. In conseguenza di un fenomeno atmosferico unico, la pioggia non è più caduta sulle Pampas di Nazca da almeno 10.000 anni, cioè dal tempo in cui a questa latitudine cresceva probabilmente una rigogliosa vegetazione tropicale. Inoltre, il regime di erosione delle coste desertiche del Perù sarebbe paragonabile a quello del pianeta Marte. Questi dati sono stati rilevati dalle sonde spaziali e per questo motivo il Dipartimento americano dell'astronautica ha inviato nella regione specialisti con l'incarico di studiare le possibilità di vita su Marte. La straordinaria aridità di queste Pampas protegge da 2 o 3 mila anni l'insolito rebus degli antichi Nazca, giacché in condizioni meteorologiche normali esso non sarebbe certo giunto fino a noi. I disegni consistono in pratica in semplici allineamenti di ciottoli ferrosi. Il loro colore scuro trattiene il calore diurno alla superficie del suolo, formando così una cortina d'aria calda che allontana i venti impetuosi e trasporta a grandi distanze le sabbie eoliche. A tale particolarità si aggiunge il fatto che il terreno di queste grandi pianure contiene gesso, sicché i ciottoli vi si attaccano sotto l'azione umidificante delle nebbie notturne. Il primo a studiare gli strani disegni fu un americano, il dottor Kosok, che sorvolò le Pampas e scoprì quello che egli chiamò il più grande libro di astronomia del mondo. I suoi lavori furono poi ripresi da una matematica e geografa tedesca, Maria Reich. Questa geografa vive da 30 anni nel deserto peruviano, lo ha percorso passo passo rilevando centinaia di piste di varie forme geometriche, a zigzag, a forma di stella. Queste linee si intersecano come vie e formano griglie, cerchi e spirali, uccelli e piante ancora nettamente visibili. Con l'aiuto delle foto aeree e dei diagrammi da lei stessa tracciati, è riuscita a fare una mappa completa di un centinaio di queste figure che segnano il terreno. Le dimensioni gigantesche di questi disegni, che ricoprono vaste estensioni e superano senza mai deviare elevazioni di terreno, forre profonde e isolotti circondati da torrenti inariditi, costituiscono uno degli aspetti più curiosi del mistero di Nazca. Per realizzare questo complesso fu necessario, per prima cosa, rimuovere tonnellate di piccole pietre e poi rimetterle a posto sulle lunghezze volute, seguendo certe tracce accuratamente calcolate, per riprodurre, come su un gigantesco canovaccio, i motivi prescelti. Questi ultimi dovevano essere messi in atto preliminarmente su piccoli appezzamenti di terreno di 6 piedi per 6. Suddividendo in diverse parti questo abbozzo, che serviva come modello, i Nazca erano poi in grado di riprodurre, nella proporzione voluta, ciascuna delle parti. Mediante tale procedimento, riuscirono a elaborare immensi disegni
senza bisogno di avere una visione complessiva dell'opera in cantiere. Per tracciare le linee diritte, tesero funicelle fra diversi pali. Alcuni, ancora infissi, sono stati datati con metodo del carbonio 14 e risalgono al 550 d.C. Quanto alle linee curve, che presentavano maggiore difficoltà, esse furono ottenute seguendo un medesimo procedimento di base: una successione di piccoli archi accostati gli uni agli altri, tre cerchi e spirali perfette. Molte altre ipotesi sono state fatte, e di queste una appare alquanto incredibile. Due esploratori americani sostengono che, da una ceramica dipinta di Nazca, si evince che questo popolo avrebbe tracciato le linee servendosi di un aerostato. Convinti che fu tecnicamente impossibile ai Nazca comporre disegni di tale dimensione senza poterne avere una veduta globale, essi affermano che i tracciatori disponevano sicuramente di un apparecchio più leggero dell'aria. E normalmente nella civilizzazione andina quasi tutta la... Tuttavia l'aerostato, alleggerito dal peso, riuscì a salire fino a 500 metri di altezza. Questo fatto lascia presumere che l'ipotesi dei due esploratori avesse una certa verosimiglianza. Altri ricercatori sono stati attratti dal mistero dei meravigliosi mantelli che rivestono le mummie dei Paracas, popolazione limitrofa ai Nazca. Nelle sabbie delle coste lungo il Pacifico sono stati ritrovati più di 400 involucri funerari, sepolti da circa 3.000 anni. Questi dignitari Paracas dormivano il sonno eterno avviluppati in lunghissimi e finissimi tessuti di cotone bianco con sontuosi ricami. Questi ricami raffigurano strani personaggi mascherati che sembrano planare con l'aiuto di numerosi nastri fluttuanti tutto attorno. I Nazca e i Paracas potevano dunque aver concepito l'idea di aquiloni umani e l'iconografia precolombiana del Perù meridionale indurrebbe a crederlo. La maggior parte degli specialisti peruviani, il cui punto di vista è indispensabile se si vuol capire il singolare complesso di Nazca, pensa che i disegni rappresentino un calendario astronomico. Secondo l'opinione dei cronisti spagnoli, i corpi celesti erano usati dalla casta sacerdotale precolombiana per formulare un calendario quanto più possibile preciso. Si sa che dai tempi più remoti tutte le popolazioni del Perù furono essenzialmente agricole. Su questa costa ostile, dove la vita non fiorisce che entro rare oasi, in prossimità dei fiumi andini spesso in secca, sopravvivere era una sfida. I Nazca la raccolsero con audacia, a giudicare dalle opere idrauliche che hanno costruito e che i coltivatori utilizzano ancora oggi. Quelle gallerie filtranti grazie alle quali essi captano le vene sotterranee che scorrono dalle cordigliere verso il mare. A giudizio unanime, l'immenso formulario delle Pampas doveva essere imperniato sullo studio del regime delle piogge. Per il dottor Kosok, alcuni allineamenti avevano direzione solstiziale, altri equinoziale. La più larga delle linee solstiziali punterebbe verso il settore delle Ande in cui cadono le prime piogge. Attualmente molti coltivatori leggono ancora nelle stelle la calata delle acque dalle alte vette nevose delle Ande fino al litorale dove è attesa con ansia. Ma la terra sabbiosa e calcarea di queste distese è tanto povera che l'irrigazione non riuscirebbe mai a renderla fertile se non esistesse anche un altro fertilizzante naturale, il guano, ammasso di escrementi che gli uccelli marini depositano su certi isolotti rocciosi. Come tutta l'economia del litorale, la raccolta del guano è soggetta all'influenza della corrente di Humboldt, le cui acque, più fredde di quelle del mare, alimentano un'enorme zuppa di pesci e di plancton, manna provvidenziale per gli uccelli. Ma quando la temperatura atmosferica subisce in certi anni un insolito aumento, anche quella del mare è destinata ad aumentare e la corrente si allontana dalla costa. Gli uccelli allora si allontanano dalla costa e andranno a morire a migliaia o approderanno in Cile. La produzione di guano subirà un calo proporzionale, determinando la carestia.
Si suppone che i Nazca leggessero questi presagi meteorologici nel volo degli uccelli marini, simili a quelli disegnati sul terreno, tra i quali ve ne è uno che vola verso sud. Come potranno vedere, è una figura abbastanza grande, tiene 90. Se enormi colonie di uccelli si spostavano nel senso indicato di questo disegno, era il presagio dell'imminenza di una carestia e ciò costituiva un avvertimento per la popolazione affinché accumulasse scorte alimentari. Come i loro lontani progenitori, gli indi del Perù credono ancora al magico potere degli animali totemici, dei quali distinguono le sagome nella miriade scintillante delle stelle. Le figure gigantesche dello zoo delle Pampas esprimerebbero, secondo alcuni, il desiderio dei Nazca di dare alle specie animali una dimensione celeste. Questi animali, riproducenti disegni stellari e interpretati come padri e madri mitologici, formerebbero i segni di uno zodiaco precolombiano che solo i grandi pontefici astronomi erano in grado di interpretare. Perché essi erano i soli a saper leggere il linguaggio delle stelle. Nasce quindi un culto magico-religioso che implicò probabilmente tutto un rituale teatrale, celebrato non al cospetto di templi o palazzi, ma sulla scena sconfinata delle distese peruviane. Inoltre, nell'antico Perù, i lavori agricoli erano occasioni di grandi feste, nel corso delle quali il suono lacerante delle siringhe e dei tamburi accompagnavano le danze cerimoniali. Le figure di questa coreografia rituale hanno ispirato i motivi ornamentali dei tessuti Nazca e, secondo il parere degli archeologi, i disegni figurativi delle Pampas avrebbero ripreso, stilizzandoli, questi medesimi motivi. Quanto alle linee, esse rappresenterebbero il procedere degli astri. Le linee semplici sarebbero assi solstiziali o equinoziali, dal momento che le linee solari sono meno numerose di quelle lunari, come per sottolineare la prevalenza del culto lunare su quello solare, che infatti era predominante in vicinanza delle coste. Le linee duplici, che sono le più numerose, segnerebbero le vie sacre che la lunga processione dei viventi seguiva, scortando le anime dei defunti di ogni clan. Grandi necropoli sepolte dalla sabbia sono state notate in prossimità di alcune zone di disegni. Rimangono da spiegare le famose piste triangolari, trapezoidali o quadrangolari. Su questo punto le opinioni sono discordi e continua la polemica. Si trattava forse di recinti per animali sacri destinati agli olocausti offerti agli dei, di piccoli appezzamenti agrari collegati mediante un allacciamento alle gallerie filtranti, di osservatori astronomici, di luoghi di riunione delle tribù in occasione delle feste rituali? O in occasione delle feste rituali? Per parte loro, i tecnici del Dipartimento di Astronomia dell'Aviazione Militare Peruviana stanno cercando di compilare, sulla base di fotografie aeree, il prospetto topografico dei disegni di Nazca. Però sarebbe necessario ricostruire anche le carte del cielo così com'era 10 o 20 secoli fa. Solo un confronto tra i documenti permetterebbe di definire se si tratta proprio della carta astronomica più grande del mondo. Le linee e le figure di Nazca sono state incise raschiando la roccia fino a mettere a nudo il giallo terreno sottostante. L'operazione fu probabilmente eseguita a mano, dato che non esiste alcun indizio dell'uso di animali da tiro. Innumerevoli righe di larghezza e lunghezza variabili si aprono a ventaglio in tutte le direzioni e spesso si incrociano tra loro in modo apparentemente casuale. Gigantesche linee evocano immagini di aeroporti e piste di decollo, mentre immensi disegni e altre forme astratte
sono distribuiti insieme a enormi profili di animali su tutta la complessa rete di linee. Sul fondo del deserto fioriscono molte effigi, tra le quali un ragno, vari uccelli, una scimmia, una balena, un serpente, un lama, una lucertola, un fiore, un pallone. Alcune di esse sono grandi più di due campi da calcio. La lucertola, ad esempio, è lunga più di 180 metri. Gli uccelli sono 18, tra cui un colibrì e un condor. Sparsi in tutta la zona vi sono migliaia di frammenti di terraglie Nazca e mucchi di pietre rispondenti a un qualche preciso scopo, come i ben noti tumuli europei. Al confine della Mesa, oltre la fertile valle di Nazca, vi è una serie di statue e di incisioni nella roccia. Una è costituita da un doppio masso alto 25 metri, modellato come una testa umana e ricoperto di disegni, interpretato da Certuni come una raffigurazione delle quattro razze dell'uomo. Molte sculture incise sui fianchi della roccia sono visibili solo quando sono illuminate dalla luce del sole, a una data ora del giorno o in una particolare stagione dell'anno. Gran parte dei disegni di animali a Nazca sono precedenti alle linee. Ciò è inconfutabile, dato che molte righe furono tracciate sopra le figure e paiono indicare che i geoglifi siano stati eseguiti in due stadi: prima gli animali e le altre immagini, e poi le rette. I motivi, nel loro complesso, sono quasi certamente opera degli Indios Nazca e risalgono al migliaio di anni compreso tra il 500 a.C. e il 500 d.C. I Nazca erano anteriori agli Inca e vivevano in una vasta zona della regione costiera meridionale del Perù. Non hanno lasciato discendenti né testimonianze di una scrittura. Erano semplici agricoltori dediti alla natura e a tutti gli esseri viventi. Lo stile dei dipinti sulle terraglie ci indica che erano un popolo sereno e felice. Molto di ciò che sappiamo su di loro è rivelato dalle sepolture. Essi seppellivano i defunti in posizione accucciata, come dei feti nel ventre materno, insieme a vasi e altri manufatti. In generale, una delle cose principali credo che Questi cimiteri contengono, secondo i calcoli, circa 5.000 tombe, ma quasi tutte sono state profanate e spogliate dai predatori di tombe indigeni. Uno dei pochi riferimenti ai disegni di Nazca lo troviamo negli scritti di un magistrato al seguito dei conquistatori spagnoli del XVI secolo. Nel descrivere le tracce di alcuni antichi sentieri, di pietre lavorate e di altri reperti archeologici, questo magistrato osservò che i vecchi indiani parlavano di una piccola tribù giunta da un altro paese e vissuta prima degli Inca. Sembra che gli indiani venuti dopo di loro li ascoltassero con reverenza, ritenendoli di natura divina, e che abbiano costruito in loro onore le piste ancora oggi visibili. Nessuno può dire senza tema di errore perché mai sia stato tracciato un così gran numero di linee e figure, né perché le immagini siano tanto grandi e le righe così dritte. È certo tuttavia che il terreno è troppo morbido per accettare la teoria secondo cui i rettangoli e le rette avrebbero delineato delle piste di atterraggio per navi spaziali di peso e forma confrontabili alle odierne. Le rette possono essere tracciate abbastanza semplicemente servendosi di tre pali di legno allineati ad occhio. Le righe non sono neppure antiche strade, dato che certune terminano bruscamente in cima alle montagne, mentre altre non conducono in alcun luogo. Né è verosimile, infine, che costituissero dei punti di riferimento sull'orizzonte, in quanto solo relativamente poche di esse sono rivolte, presumibilmente per caso, verso un picco distante, una collina o qualche altra meta riconoscibile. Una spiegazione di tipo più propriamente religioso è invece emersa da teorie e ipotesi avanzate dai ricercatori, secondo cui ogni linea o pista sarebbe appartenuta ad una famiglia o a un gruppo di famiglie legate da vincoli di parentela. La famiglia si preoccupava della sua manutenzione ed è probabile che in qualche punto vicino alla linea, in luoghi segnati da mucchi di pietre, fosse venerata la memoria degli antenati. Le righe più lunghe appartenevano invece all'intera comunità e le figure di animali fungevano da icone religiose e su di esse l'intera popolazione si riuniva per i riti di adorazione nei giorni sacri.
Le grandi dimensioni delle immagini, unite alle loro perfette proporzioni e alle righe straordinariamente dritte, hanno fatto nascere molte congetture sul sistema usato dai Nazca per ottenere simili risultati nell'esecuzione.